Dimmi la verità, è vero che hai sempre il terminale aperto sul sistemi sui quali stai lavorando? Ciao, io sono Gaetano La Rosa, istruttore esaminatore redatto dal 2002 e sono capo di Extraordi e sono qui per raccontarti come si evolve l'open source per l'enterprise. Se lavori con Kubernetes o OpenShift, tipicamente devi avere kubectl ossia installati sulla tua macchina oppure fare SSH remoto. Beh, da oggi non è più necessario, perché OpenShift ha introdotto OpenShift Web Terminal Operator, perfetto per aprire una sessione terminale all'interno del browser per amministrare direttamente tutti i nostri cluster di OpenShift. Questo ci permetterà di cliccare in alto a destra e aprire una sessione terminale completa senza installare nessun tool sulla nostra macchina locale e interagire completamente col cluster del nostro OpenShift. È ancora in tech preview, ma sono sicuro che questo strumento verrà così tanto apprezzato da diventare lo standard. La cosa estremamente interessante è che cliccando Open Terminal in un progetto ci si aprirà il Terminal Web Operator Terminal che ci permetterà di creare le risorse all'interno di un cluster, loggarci nel nostro OpenShift e addirittura entrare dentro un container. Ovviamente all'interno del container avremo tutti i classici tool a disposizione. Ad alto livello, il nostro Web Terminal Console consiste in i classici tool con i quali lavoriamo costantemente, per esempio la shell, gli editor, le CLI tools già installate. La cosa interessante è che chiaramente il terminal potrà essere customizzato secondo necessità. Beh, cosa aspetti? Ti consiglio di installare subito il Web Terminal Operator sul tuo cluster OpenShift e cominciare a interagirci per vederne tutte le potenzialità. Ok, bene, ma per approfondire tutti i dettagli su come lavorare su OpenShift, bene, ovviamente abbiamo bisogno degli skill di base e per questo c'è la formazione Extraordi, la formazione ufficiale Red Hat. Scrivi una mail a training@extraordi.com per interagire e avere una consulenza gratuita con una training tutor che ti darà tutte le informazioni su come portare gli skill su OpenShift e Kubernetes ad un altro livello. Detto questo, alla prossima, ciao!